Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vorrei parlarvi delle novità per quanto riguarda le uscite di libri del mese di novembre. Sono un pochino in ritardo, avrei voluto girare questo video prima, ma non ce l'ho fatta per questioni di tempo e anche di luce, perché sono state giornate parecchio buie. Aspettavo una giornata un po' più bella, ma non arriva, quindi la giro lo stesso. Altra cosa che voglio dirvi è che giù nell'info box troverete tutti i link dei libri di cui vi parlo adesso, in modo che possiate andare a dare una sbirciatina alle trame, alle copertine, a tutto quanto, anche se vi metterò qua una foto. Parto con i libri che sono già usciti, perché infatti il primo di novembre è uscito Brave ragazze cattivo sangue, che è il secondo libro della serie Young Adult Mystery. Il primo libro è Come uccidono le brave ragazze e questo qua è il secondo libro. 17 euro, 431 pagine circa, edito Rizzoli. Io questi qua non li ho letti, non sono miei, sono di mia sorella. Mia sorella ha letto il primo volume, le è piaciuto moltissimo e quindi ha comprato il secondo. L'ho messo perché so che molti stavano aspettando la seconda uscita, dovrebbe essere una trilogia. Prima o poi credo che la leggerò anch'io. Sempre il primo novembre è uscito La confraternita delle streghe e Il segreto sepolto. Il secondo e ultimo libro di questa dilogia, edita Mondadori. Il primo era La confraternita delle streghe e il secondo che è uscito è questo qua. 19,90 euro, 324 pagine circa, e anche qua siamo in una dilogia young adult ma fantasy. Io non ho ancora letto il primo libro. So che siamo in un campus e quindi siamo in una scuola dove c'è appunto una confraternita composta da solamente donne molto intelligenti che nascondono un segreto, cioè sono streghe. Io questo ho voluto sapere, non ho voluto sapere altro, e ho acquistato i libri che a questo punto, visto che sono usciti adesso tutte e due, la dilogia è conclusa, leggerò uno dopo l'altro. Comunque il libro è questo. Sempre il primo novembre è uscito Il libro della notte, un fantasy, da quello che ho capito, autoconclusivo, 22 euro, 348 pagine, edito Mondadori per la linea Oscar Fantastica. La protagonista di questo libro è Charlie, che lavora da anni per i crepuscolari, che sono dei maghi che hanno bisogno delle sue capacità in quanto ladra per rubare grimori ad altri maghi. Charlie però non è più contenta della vita che sta facendo, quindi lascia tutto per diventare barista, ma i suoi le ombre del suo passato torneranno a farle visita e continuano a tormentarla. Questa è un po' la trama, non so se lo leggerò o no, un po' mi intriga, però ho tante cose da leggere, quindi credo che questo passerà un po' in secondo piano. Sempre il primo novembre è uscito Una dote di sangue, un libro autoconclusivo, edito sempre Mondadori Oscar Fantastica, 18 euro e 336 pagine, una copertina bellissima, un libro che vorrei leggere, una rivisitazione della storia delle mogli di Dracula, molto molto interessante per quanto mi riguarda, quindi sicuramente più avanti lo acquisterò. Il 2 novembre invece è uscito Almas di R.A. Heller, è un libro autopubblicato, è il quarto volume di una saga action thriller, è una saga composta da 5 libri dove il primo e il secondo libro sono autoconclusivi e quindi il primo può essere considerato proprio uno standalone e quindi essere letto solamente quello. Il prezzo è 16,64 euro e ha 174 pagine. Per quanto invece riguarda il 3 novembre è uscito L'urlo della sirena di Maria Enea. Anche qua è un libro autopubblicato, è un romanzo storico di formazione, autoconclusivo, prezzo di copertina 12,48 euro per 308 pagine. È un libro che io ho già letto e ho amato tantissimo, vi consiglio di leggere questo libro perché è meraviglioso, è un libro che veramente fa emozionare, l'ho letto insieme a mia madre e mia sorella e
quando loro non c'erano, gli raccontavo i pezzi che avevo letto e loro erano molto interessati, quindi è una storia bella da leggere, bella da raccontare. La nostra protagonista è Cristina, una bambina di 12 anni che vive a Palermo con i suoi genitori e i suoi fratelli. È affetta da poliomielite e siamo nella Seconda Guerra Mondiale. La sua casa viene bombardata e quindi con la famiglia si trasferisce in periferia dalla nonna, dove fa amicizia con una marchesina di nome Laura e con sua cugina Franca. Queste tre amiche sono inseparabili, è una storia bellissima. Queste bambine succedono mille disavventure purtroppo legate alla guerra, ma riescono ad affrontare tutti i problemi grazie appunto alla loro amicizia. È un libro, per quanto mi riguarda, meraviglioso che deve essere letto. Assolutamente ve lo straconsiglio perché l'ho trovato bellissimo. Il 7 novembre invece esce Titanomachia, io spero di dirlo bene, ma tanto avrò sbagliato sicuramente. Samuel, scusami. Comunque, L'era dei Titani di Samuel Beconcini è il primo libro di due volumi. Si tratta di un fantasy mitologico. Il prezzo è di 14,99, 229 pagine. Un libro che leggerò a brevissimo, tra pochi giorni. E di che cosa parla? Allora, i protagonisti sono titani che dominano il mondo da secoli e sono incontrastati. Crono però vive nel costante terrore che un giorno uno dei suoi figli possa spodestarlo e quindi prende la decisione di divorarli alla nascita. Sua moglie Re, devastata dalla perdita dei suoi cinque figli, riesce a salvare l'ultimo. Una volta cresciuto, Zeus torna dal padre e con l'inganno riesce a liberare i fratelli. Il loro unico desiderio è quello di poter essere liberi, ma i titani non lo accettano, quindi la guerra sarà inevitabile. Una trama molto interessante, soprattutto se amate la mitologia come me, e vi farò sapere molto presto che cosa ne penso. L'8 novembre invece esce Lunaris di Elisa Cavalli. Questa in realtà è una ripubblicazione. Io ho già letto il libro, lascio il link tra le schede del wrap up perché così potete andare a vedere un po' la trama, che cosa ne penso di questo libro. Comunque, Elisa ha ristampato questo libro, si è autopubblicandolo. È un libro, per quanto mi riguarda, esteticamente molto più bello, la copertina la trovo bellissima. Rispetto alla prima edizione ha delle belle illustrazioni all'interno e Elisa ha cambiato anche il finale e alcuni capitoli, quindi la storia non è uguale. Leggerò sicuramente anche questo. Il primo mi era piaciuto tantissimo, una lettura immersiva, scorrevole, molto molto bella e quindi non vedo l'ora di leggere questa nuova versione. Comunque si tratta di un dark fantasy new adult, è il primo volume di una saga e ha 427 pagine. Per quanto riguarda il 15 novembre uscirà Il Regno dei Dannati della Maniscalco, che è il secondo volume della trilogia, di una trilogia che però io non ho intenzione di leggere, ma so che molti di voi lo stanno aspettando. È appunto una trilogia fantasy, questo è il secondo volume, prezzo 22 euro, 432 pagine, è Mondadori per la collana Oscar Fantastica. Sempre lo stesso giorno esce Gilded, della stessa autrice che ha scritto Le Cronache Lunari. Questo qua è il primo di una trilogia, da quello che ho capito, 24 euro è il prezzo di copertina, edito sempre Mondadori Oscar Fantastica, e questa è una rivisitazione della storia di Tremotino. E io sto aspettando questo libro da tantissimo, non vedo l'ora di leggerlo, è il libro che sto aspettando con più trepidazione. E tra l'altro, tra pochi giorni uscirà il secondo volume di questa trilogia, ma solamente all'estero. Altro libro che mi incuriosisce, ma di cui ho sentito però solo pareri negativi, quindi non so se alla fine lo leggerò, è Per il lupo. Non so se è il primo di una serie o autoconclusivo, non l'ho capito. Comunque, 22 euro è il prezzo di copertina, 456 sono le pagine, sempre edito Mondadori. Oscar Fantastica, e di che cosa parla? Intanto è un retelling di Cappuccetto Rosso, in cui seguiamo Red, che ha un destino già scritto in quanto seconda genita, ovvero quella di venire sacrificata al lupo nella foresta, nella speranza che lui restituisca gli dèi che ha rubato. Nella foresta, insieme al lupo, il misterioso dono di Red non potrà nuocere a nessuno. E quindi lei è anche un po' sollevata da questa situazione.
Nel momento in cui Red però incontrerà il lupo, scoprirà tutte le leggende che girano intorno alla sua figura non sono vere. Infatti il lupo è umano e i poteri di Red non sono la maledizione che ha sempre creduto essere. Questa è un po' la storia, una storia che a me intriga, mi ispira, però con tutte queste recensioni negative che ho sentito mi fanno un po' desistere e quindi vedrò un po'. Il 18 novembre invece esce Supernatural Academy, anno 1, è un fantasy, il primo di una serie, edito da Queen Edizioni, 403 pagine. È un libro che sto puntando da parecchio, ne ho sentito parlare bene. La protagonista è Madison, che scopre che gli esseri soprannaturali esistono e che lei è una di essi, anche se nessuno sa esattamente che cos'è. La Supernatural Academy, appunto, è una scuola in cui mutaforme, vampiri e tutte le creature magiche possono, appunto, studiare le loro abilità e imparare a rapportarsi con gli umani. In realtà Madison sa già rapportarsi con gli umani, ma non sa niente del mondo soprannaturale, che per lei risulterà essere del tutto nuovo e pericoloso. Abbiamo poi Asher, che è il ragazzo più popolare della scuola, malgrado il disprezzo reciproco che c'è tra i due, tra loro volano scintille e Asher tenta di capire il perché la magia di Madison sia bloccata, finché la verità non verrà svelata e loro scopriranno che nel mondo soprannaturale niente è come pensavano. Quindi una trama molto molto interessante e questo sicuramente lo leggerò. Il 22 novembre invece esce il secondo volume del grande libro dei gialli di Natale, un Oscar Draghi molto molto bello, 774 pagine, 26 euro. Ed è meraviglioso, io il secondo non ce l'ho ma vorrei prenderlo e spero poi di riuscire a recuperare anche questo secondo volume. Il 29 novembre invece abbiamo Tra tuoni e fulmini, è il secondo libro di una serie, 16 euro il prezzo di copertina, 224 pagine, edito Mondadori, Oscar Fantastico, e questo è una serie che io vorrei leggere tantissimo. Il primo volume è La porta per ogni dove, ho sentito solamente pareri molto positivi di questa serie, i protagonisti sono dei bambini, la storia per quanto mi riguarda è molto intrigante, sono dei libri abbastanza corti e quindi sicuramente li leggerò. Ultima novità è una ripubblicazione da parte di Mondadori per la collana Oscar Fantastica e sto parlando di Rosso, Bianco e Sangue Blu, è un libro autoconclusivo che verrà appunto ripubblicato con una nuova copertina e delle nuove illustrazioni in un'edizione migliorata. E il prezzo di copertina è 20 euro, 492 pagine. Io questo ce l'ho già nella vecchia edizione, mi sembra sia di Rizzoli, quindi non acquisterò questa nuova. Però per chi fosse interessato ad acquistarlo e aveva già il libro in wishlist, questa edizione sicuramente sarà molto più bella per quanto riguarda le estetica. Queste sono le novità di novembre, non sono ovviamente tutte, sono quelle che mi interessavano di più o quelle che mi sono state consigliate su Instagram, però giù nei commenti se avete qualche novità che io non ho detto e che volete condividere scrivetelo, che così possiamo avere ancora più informazioni riguardo a questo mese ricco di novità. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!